Are you listening? Damn. Sta per avere inizio la 30ª targa Nino Buffa, la corsa anche quest'anno ha inizio qui a Campobello di Mazara, quest'anno parte però da Tre Fontane. Sì, quest'anno c'è una modifica del percorso, il percorso è normalmente sempre competitivo, quest'anno abbiamo 301 prove cronometrate, una bella prova, una bella gara. Assessore, sta per iniziare, proprio a minuti inizierà la corsa, la 30ª targa Nino Buffa qui a Campobello di Mazara. Quest'anno si parte da Tre Fontane, una gara importante. Sì, finalmente siamo arrivati, ci sono state tantissime difficoltà, però ce l'abbiamo messa tutta insieme all'amministrazione, con coloro che si stanno organizzando. È una gara di regolarità che contraddistingue Campobello. Siamo conosciuti in tutta Italia ed è un motivo d'orgoglio per i campobellesi e quindi è qualcosa che non può fermarsi, è una tradizione che deve continuare nel tempo. Accanto a me il presidente del club Nino Buffa, sta per aver inizio la corsa, la 30ª targa Nino Buffa. Cosa ci si aspetta da questa serata, anzi da questa nottata? E allora, anche questa volta credo di avercela fatta dopo tanti sacrifici da questo gruppo fondato a gennaio. Con l'intenzione di portare avanti il nome dell'ideatore, del fondatore della corsa, la mitica signora della notte come è stata definita da Alci, speriamo che tutto vada per il verso giusto, si ringraziano le forze dell'ordine, il sindaco, l'amministrazione tutta e tutti gli amici e collaboratori. Accanto a me il signor Marco Rogano, cosa ne pensa della corsa che avrà luogo questa notte, 12 ore di corsa? Beh, direi intanto un grande fascino proprio dettato dalla notte, perché la notte è un po' particolare per questo tipo di gare, però qui siamo nella patria della regolarità, quindi sono tutti molto esperti, piloti, partecipanti, quindi insomma direi che sarà una grande manifestazione. Quella di Campobello è una corsa rinomata, vengono da tutta Italia per partecipare. Qui sono passati tutti i grandi campioni della regolarità, hanno ottenuto vittorie importanti, a cominciare da Giuliano Canè, che in Italia è straconosciuto per aver vinto tante mille miglia, per cui una bella scuola direi. Prego, gli organizzatori, già l'ho detto in separata sede ma lo dico pubblicamente, che l'anno prossimo questa manifestazione dobbiamo fare in modo di poterla trasportare nel mese di settembre, perché è compito dell'amministrazione e volontà, ma credo che la collaborazione sia reciproca, poter prolungare la stagione estiva anche con questa manifestazione che porta molta gente da tutte le parti d'Italia. È un'occasione che non possiamo perdere e che dobbiamo cogliere al balzo. È una manifestazione che tutti sentiamo, Campobello è nota in tutta Italia per aver portato lustro e gloria alla nostra città e dobbiamo far sì di continuare a portare avanti questa attività grazie alla fatica di questi organizzatori che da 3 mesi circa, giorno per giorno e anche durante la notte, si prodigano per poter far riuscire questa manifestazione. L'amministrazione da parte sua ha potuto prestare il fianco e mettere a disposizione tutto quanto era nelle proprie possibilità per un risultato e un raggiungimento di obiettivi comuni, che è quello di portare Campobello alla gloria nazionale. Grazie a tutti, buon divertimento e buona 30ª targa Nino Buffa. Una serata interessante quella che si prospetta stasera? Ma speriamo che sia una bella serata, che tutti i concorrenti siano tutti prudenti, che riesca una bella serata, perché vedete il pubblico numeroso, le responsabilità per gli organizzatori sono tante. Quindi una tradizione che si porta avanti da anni? Da 50 anni, ma adesso è la 30ª targa Nino Buffa, in onore del grande sindaco dottor Nino Buffa. Accanto a me Nino Buffa, presidente della gara della 30ª targa Nino Buffa, un cognome, un nome importante, il tuo, che ricorda appunto quello di tuo nonno. Sì, certamente, un nome difficile da portare, viste le opere di mio nonno, non per vantarmi, ma
tramite Racconti della Gente, dato che non ho avuto la possibilità di conoscerlo. Sono tutti dei racconti fantastici della sua amministrazione comunale, e poi la sua creatura è qualcosa di fantastico a cuore di tutti i campobellesi. Una corsa, quella di questa sera, che porterà sicuramente molto divertimento e attrazione su Campobello di Mazara. Certamente, un'affluenza di pubblico impressionante, tantissima gente, tantissimi equipaggi. Che vinca il migliore. Si apre la 30ª targa Nino Buffa. Are you listening? Damn. Accanto a me i più giovani partecipanti di questa 30ª tappa qui a Campobello di Mazara con il trofeo Nino Buffa. Quanti anni avete e come mai avete deciso di partecipare a questa gara? Allora, innanzitutto abbiamo 18 anni, io e il mio copilota ne ha 16 e ne deve compiere a dicembre 17. Abbiamo deciso di fare questa 30ª tappa a Nino Buffa da un paio di mesi, soprattutto perché siamo un appassionati di questa regolarità, di questa disciplina. Com'è andata questa nottata? Come vi siete preparati? Beh, sinceramente avevamo poche ore di allenamento e non è andata alla grande, ma come prima volta spero che di migliorare. Quindi l'anno prossimo andrà meglio? Credo proprio di sì. Lo speriamo. Damn. Accanto a me il signor Mosceri, che ha vinto la coppa l'anno scorso della corsa di Campobello di Mazara. Com'è andata quest'anno? Quest'anno è andata bene perché la gara è stata organizzata veramente nel migliore dei modi. Io ho affrontato quest'anno la manifestazione con una Lancia Fulvia, ho fatto questa scelta di lasciare a casa mia A112, la quale ho vinto 4 edizioni dalla targa, e ho utilizzato questa Lancia Fulvia 1003 Rally del 1967, cercando un po' di dare anche, di onorare questa manifestazione. È andata bene da un lato, ma non per la vittoria, perché ovviamente gli avversari sono stati decisamente più bravi di me questa volta. Un percorso diverso quest'anno, cosa ne pensa dell'arrivo qui a Tre Fontane anziché al centro di Campobello? Ovviamente durante il periodo estivo Tre Fontane è una perla, perché ovviamente è un po' da tutto il comprensorio del Belice si riversano, specialmente il sabato sera, quindi in questa frazione. Ovviamente è stata una grande festa perché c'è stata una grande partecipazione di pubblico durante tutte le prove cronometrate. Devo dire anche qualcuno anche a Campobello, ovviamente arrivare con specialmente la partenza dell'inserata è stata veramente perfetta. Ovviamente la mattina ancora c'è chi dorme, perché ovviamente essendo domenica, però il sabato sera è stata veramente una partenza azzeccata proprio in piazza. L'anno prossimo parteciperà di nuovo? E certo, è la gara di casa, dopo, ripeto, non si può partecipare a gare in tutta Italia e non fare la gara di casa, ovviamente è un obbligo quello, a prescindere da chi organizza, a prescindere da tutte le varie un po' beghe o fazioni. La gara è del comune di Campobello e quindi il comune ovviamente va onorato, perché sono un cittadino di Campobello. Damn. Accanto a me i signori Commare Rausi, avete appena tagliato il traguardo, siamo qui a Tre Fontane. Com'è andata questa nottata di corsa? Tutto sommato bene. Noi purtroppo abbiamo avuto un imprevisto al secondo giro, praticamente abbiamo sbagliato un secondo, però alla fine abbiamo recuperato bene. Fino al sesto giro eravamo sesto in classifica. La gara è bellissima, fra l'altro, con le prove ben articolate, senza attesa durante le prove, ma semplicemente al controllo orario e un riordino, quindi tutto bene. Poi a livello paesaggistico, Tre Fontane, Torretta Canito, è meravigliosa. Quindi. Parliamo invece della vostra auto, che tipo di auto è? È una 112 Abarth
non Abarth, devo dire la mia, Elegant del 72, una macchina che si presta benissimo per queste gare di regolarità, perché è molto scattante, piccolina, per cui si destreggia bene tra i pressostati. Come vi siete preparati per partecipare a 12 ore di corsa notturna? Ma guardi, qua a Campobello è una tradizione innanzitutto, io è da 15 anni circa che faccio regolarità, anche a livello nazionale, sono stato 2 volte campione italiano di raggruppamento nel 2007 e 2009. La preparazione per la 12 ore, la preparazione per la 12 ore consiste in tanto allenamento almeno un mesetto prima della gara e poi magari le ultime 2-3 giorni cercare di fare la notte fa la giorno e il giorno fa la notte. Tutto qua. Poi, se mi permette, io volevo fare i complimenti agli organizzatori, perché fare una gara del genere con tutti gli impegni previsti, le difficoltà che ci possono essere per organizzare una gara del genere, loro ci sono riusciti. Complimenti a tutto lo staff del regolarista campobellese. Quindi l'anno prossimo parteciperete di nuovo? Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché è una gara che va fatta, è una gara che aveva 301 pressostati, che credo che in Italia è l'unica che ha un numero così alto di prove per metterci veramente a dura prova, a noi ma anche alla macchina. Damn. Lei ha seguito tutta la gara questa notte, cosa ne pensa, com'è andata? Ma è stata sicuramente una gara molto avvincente, non a caso la differenza tra il primo e il secondo è di appena 22 penalità, insomma è un testa a testa fino all'ultimo che vede Margiotta vincitore, Passanante Messina al secondo posto, ma bella la lotta anche tra il terzo e il quarto. È stata una gara molto molto bella, almeno a detta di chi insomma l'ha fatta la gara, dei piloti, si sono divertiti e chiaramente 12 ore, arrivando alle 5 alle 6 di mattina iniziano i primi problemi, inizia la stanchezza, iniziano le difficoltà maggiori. Tutto secondo pronostico, nei primi 5 ci sono i più forti regolaristi del territorio nazionale, ma devo dire che il Margiotta adesso è un pilota che gareggia in gare in tutto il mondo e quindi ci invidia tutto il mondo, è un pilota ufficiale Volvo, insomma i primi 5 sono i più forti regolaristi del territorio nazionale, questo è quello che mi sento di dire. Una gara sicuramente avvincente e stancante, perché oltre ad essere una gara di regolarità, quindi con tutto ciò che ne consegue, è fatta anche di notte, insomma è bella particolare come gara. Sì, dopo la 24 ore di Le Mans credo che sia la gara più difficile in assoluto, perché sono 12 ore di adrenalina pura, ma ci sono abituati a gente che comunque vive di irregolarità, vive di queste forme di manifestazioni sportive, per cui per loro è normale, per me un po' meno perché adesso inizio a avere sonno. Perfetto, attendiamo quindi questa sera con la premiazione che avrà luogo sempre qui a Tre Fontane. Are you listening? Damn. Dietro di noi stanno montando il palco per la premiazione della 30ª targa Nino Buffa. Accanto a noi il signor Accardo, uno degli organizzatori. Com'è andata? Tiriamo le somme di questa gara. Diciamo abbastanza bene, vista la massiccia presenza del pubblico, le forze dell'ordine ci hanno aiutato e diciamo che è riuscita veramente una bella manifestazione. Noi era quello che speravamo, ci siamo riusciti. Abbiamo avuto una bella nottata con un vincitore Margiotta che fino all'ultimo tubo si sono proprio combattuti, diciamo, fino al 100° con Mario Passanante e il dottor Mocete. Parliamo quindi della gara, una gara appassionante che ha portato tantissima gente, tantissima affluenza di gente qui. La regolarità a Campobello è molto sentita, diciamo che siamo l'università della regolarità italiana
tanto è vero che abbiamo diverse ragazze che operano nel campionato nazionale, cui campione nazionale, e addirittura gente che è stato pilota Alfa Romeo come Mocer, Nino Margiotta pilota attualmente Volvo, cioè questo significa che Campobello è anche buono per la regolarità. Tra l'altro i campobellesi girano il mondo insieme appunto alle loro auto a partecipare appunto in queste gare. Eh sì, perché Nino ultimamente ha partecipato pure in una gara in Argentina dopo che ha vinto il campionato, diciamo, Volvo, quindi è stato premiato dalla sua scuderia e quindi sono giovani promesse che attualmente sono al fiore d'occhiello d'Italia, diciamo. Accanto a me il signor Curaba, che con la sua ditta Curaba appunto ha sponsorizzato l'evento della 30ª Targa Nino Buffa. Come nasce l'idea di sponsorizzare e aiutare un evento del genere? Noi siamo un'azienda del territorio e come tale dobbiamo essere vicino al territorio. Io sono contento di poter fare questa iniziativa e spero che il prossimo anno la possiamo migliorare, non che questa non sia importante, la vogliamo migliorare nella qualità e nella possibilità di poter dare un aiuto concreto a questo paese che merita tanto. Io ringrazio molto il Presidente, ringrazio il Comune, ringrazio tutte quelle che mi hanno dato la possibilità di esprimere un mio pensiero e un affetto per questo paese che tra altre cose ci venivo anche a scuola. Il palco è pronto per la premiazione, tra un po' saliranno i vincitori di questa 30ª Targa Nino Buffa. Allora, signor Manzo, come definirebbe questa edizione? Com'è andata? Allora, è andato tutto bene, ce l'abbiamo fatto. Siamo stanchi, tipo se avessimo gareggiato noi, anzi di più. I progetti per il prossimo anno sono molto 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 grandi, se dovesse riuscire qualche cosa che bolle in pentola. All'ordine pubblico nessun problema di incidenti, nessun intervento medico, di ambulanza, grazie ai vigilantes, ai carabinieri, ai vigili urbani, insomma a tutti quelli che ci hanno dato questa grande grande mano. Per il resto siamo molto stanchi, in prima persona sono proprio arrivato, ora gli ultimi ritocchi per la premiazione, quindi in bocca al lupo a chi ha vinto. Il 2016 è già pronto per avere un'altra targa Nino Buffa? Allora, stiamo già incominciando, dopo aver ultimato con la premiazione della 30ª targa, già stiamo incominciando a lavorare dopo almeno una settimana di riposo per la 31ª targa di Nino Buffa. Signor Manzo, con noi uno degli sponsor di questa manifestazione, cosa dire, come ringraziare? Allora, Francesco Cilavoro, responsabile Mediolanum di Campobello di Mazara, è stato sempre presente nelle nostre manifestazioni, sia 30ª Targa Nino Buffa o altre garette di Memorial, eccetera. E quindi va un ringraziamento particolare a Francesco e alla banca che lui rappresenta. Grazie. Signor Ciravolo, come mai, perché quindi nasce l'idea di partecipare e sponsorizzare un evento del genere? Sì, è un ricordo di quando da giovanissimi si attendeva il passaggio della 12 ore dalla veranda di casa e c'erano i vicini di casa proprio che aspettavano insieme a noi trepidanti il passaggio dei parenti o degli amici che gareggiavano a questa gara. Quindi un ricordo meraviglioso, poi si girava per le frazioni Torretta, Trefontane, Campobello con i motorini proprio per seguire questa cosa. Io ringrazio Pino Manzo che mi ha dato la possibilità di sponsorizzare la gara, ma ringrazio anche Banca Mediolanum che mi ha dato la possibilità di intervenire in questo progetto che si chiama Banca sul Territorio, per essere più vicini ai nostri clienti, più vicini al territorio proprio in questo momento di particolare crisi dove le banche hanno un ruolo sociale fondamentale. Ringrazio anche i miei responsabili nella qualità di Lauricella Giuseppe e Vito De Cesare Sala.
Niente, mi auguro che queste manifestazioni si facciano sempre più interessanti e accolgano sempre più il favore da parte degli equipaggi di tutta l'Italia. Magari l'anno prossimo collaborerete di nuovo con l'evento? Certamente, visto che comunque si è, ripeto, secondo me deve diventare un appuntamento immancabile, un appuntamento importante, un evento da curare al meglio. Accanto a me il direttore del servizio cronometraggio, una gara interessante e avvincente fino all'ultimo secondo. Direi fino all'ultimo millesimo questa volta, perché proprio nel trofeo del Comune di Mezzo alla Mattina è stata la prima volta che abbiamo cronometrato una gara al millesimo secondo, proprio per fare la differenza, perché su quattro settori se tanto si sarebbero verificati degli ex aequo, allora per evitare questo abbiamo preferito una gara al millesimo. Una gara molto avvincente, dura, sia in termini diciamo di durata di tutto questo qua, però ringraziando tutti è andata benissimo, non abbiamo avuto nessun problema, gara vissuta tutto online, è la prima novità di quest'anno, bastava che si collegasse su un sito e ogni prova speciale veniva fuori in automatico il tempo impegnato, per cui anche il pubblico quest'anno ha vissuto una gara molto più intensamente, vivendo la gara di tutte le prove sul loro telefonino, su un computer. Quanti erano i partecipanti quest'anno? I partecipanti alla partenza erano 45, durante la notte abbiamo avuto solo 3 ritiri, poi uno nella mattina, soltanto non ha partecipato al trofeo Comune Campobello, quindi in totale 42 classificati, sapete il vincitore non ancora io e non Margiotta, una gara molto accendente secondo. Sono molto orgoglioso dei miei cronometristi e tutto, per aver concluso una gara senza medie, senza questo, soltanto quello che hanno fatto loro è stato, quello che hanno totalizzato è stato loro, senza essere inficiato da nessun'altra qualsiasi altra cosa che poteva naturalmente andare a vincere quel risultato. Già pronti per l'anno prossimo? Credo sì, infatti ne parlavamo stamattina alla mattinata, sebbene la stanchetta sentisse, di come migliorare ancora il servizio l'anno prossimo, già ne parlavamo, ma siamo pronti per la prossima sfida. Per noi è una sfida che accettiamo sempre di buon grado. Accanto a me Indelicato e Giorgi, che hanno vinto la categoria moderna di questa 30ª targa Nino Buffa, un'emozione grande. Eh sì, è stata una notte molto combattuta, una bella gara sostanzialmente. Per noi è sempre un grande spettacolo partecipare alla 30ª targa Nino Buffa, o comunque una gara dove ci sono tanti rilevamenti. E quindi è stata dura dall'inizio alla fine, però alla fine insomma ce l'abbiamo fatta. Bene, come vi siete preparati per partecipare a questa gara? Allora, è una gara che uno si prepara sempre nel migliore dei modi, cercando di allenarsi sempre sui pressos e di raggiungere il migliore obiettivo e vincere la gara, certamente, perché è una gara dove il sogno di ogni campobellese è vincere la targa Nino Buffa. E noi ci siamo riusciti, grazie a Maurizio che è stato il mio pilota, una persona speciale, magnifica, che mi ha fatto avverare questo desiderio. L'anno prossimo parteciperete di nuovo? Ah, speriamo, sicuramente sì, siamo anche coscienti, insomma abbiamo vinto la categoria moderna, la nostra media è 3-2, comunque è un po' distante da quelle delle storiche dove ci sono i big in assoluto, però insomma lavoreremo per raggiungere anche livelli più alti, sicuramente ci saremo. Accanto a me il signor Ippolito, è arrivato terzo nella categoria auto d'epoca. Allora, com'è andata questa gara, come si sente? Molto emozionato a salire sul palco? Sì, la gara è andata bene perché tutto sommato è un'attesa per i campobellesi, la corsa è chiamata, no? Quindi è un evento che si attende un anno. È una bella organizzazione, una buona gara, abbiamo fatto bene. L'anno prossimo parteciperà nuovamente? Speriamo di sì, ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Magari l'anno prossimo si arriva anche primi o secondi? Gli avversari sono difficili, sono duri, quindi non corriamo da soli, ci impegniamo. Voi campobellesi siete noti per essere tutti molto bravi in questo genere di gara. Sì, è una scuola la nostra, quindi cerchiamo di esportarla un po' ovunque, un po' fuori.
Questa sera assisteremo anche alla premiazione del Memorial Giuseppe Firreri, una prova, una gara che ha avuto appunto 4 prove qualche settimana fa, se non mi sbaglio. Accanto a me il fratello Vito Firreri. Questa sera è una grandissima premiazione, una grande serata per ricordare appunto un grande pilota. Sì. Sì, io ringrazio intanto tutti coloro che si sono impegnati al voler fare questo Memorial Giuseppe Firreri. Sono degli amici, ma sono delle persone che tengono moltissimo a questo sport, cui mio fratello era molto attaccato, a cui mio fratello ha dato tanto, ha dato anche la possibilità di far conoscere questo sport a livello nazionale, avendo vinto una volta il campionato nazionale di regolarità pura. E quindi io ringrazio tutti coloro, Peppe Accardo, Piero Manzo, Stefano Margiotta, si sono impegnati nel voler ricordare il nome di mio fratello e soprattutto nel voler riconoscere l'onore di chi si è impegnato tantissimo per questo sport e vuole continuare a farlo. E io ringrazio tantissimo, grazie a tutti voi. Accanto a noi il signor Enzo Evola, ci dicono che lei è un veterano, ci racconti un po' di storia riguardo quindi questa bellissima gara. Questa gara io me la ricordo da quando ancora a pantaloncini corti sognavo di salire su qualcuna di queste macchine, e parliamo del 62, 63, 64, è passata molta acqua sotto i ponti. Era nel mio immaginario e nei miei sogni, così come è rimasta nei sogni di tanti campobellesi che hanno trasmesso i sogni ai loro figli. Ed è sempre una cosa bellissima. Cosa ne pensa della gara di quest'anno? La gara di quest'anno è stata martirizzante, il che tradotto in altri termini significa altamente tecnica e qualificante. Accanto a me il vincitore ufficiale della 30ª targa Nino Buffa, il signor Margiotta, anche quest'anno vince, insomma le sue ambizioni a livello di auto e di gare sono sempre più grandi. Sì, sì, è stata una soddisfazione, perché si può vincere o si può far bene ovunque, ma quando si fa nel proprio paese dove si è nati e dove c'è tutto questo calore da parte del pubblico, è stata un'emozione fortissima. L'obiettivo era questo qui, no, sapevamo già dall'inizio che non era semplice, però ce l'abbiamo fatta e è andato tutto per il meglio. Lei, successi con la Volvo, successi in Argentina. Sì, in Argentina abbiamo mancato la vittoria, quindi abbiamo fatto secondi, però è stato favoloso pure. E sì, si fanno esperienze un pochettino ovunque, la regolarità è una passione che nutro da quando ero bambino, però ripeto a dire, quando si centra il risultato nel proprio paese è il massimo che si può chiedere. Com'è andato il percorso quest'anno? Sì, era più rispetto allo scorso anno, più lungo, quindi qualche tubo in più, una sessantina addirittura, qualche rilevamento in più, e quindi molto molto più faticoso, però alla fine quando si corre si riesce a superare le stanchezze, tutto quello che sia. Già pronto per l'anno prossimo, presumo? Eh sì, si prepara già, pensiamo già alla prossima edizione, perché dobbiamo far continuare questa passione qui a Campobello, ma un po' ovunque. Tutti ci chiedono quando corriamo fuori, e Campobello è la patria della regolarità e tutto, quindi che sia anche nella nostra patria che ci sia una gara, è il nostro obiettivo principale. Signor Sindaco, la storica corsa è tornata a riempire le strade di Campobello di Mazara, di Tre Fontane, insomma, quindi un evento riuscitissimo quello di quest'anno. Com'è andata? Cosa ne pensa? Assolutamente sì, una gara riuscitissima, ma d'altronde Campobello è da sempre la culla della regolarità in Italia. Qui ci sono i migliori campioni italiani di regolarità delle auto, e ancora una volta abbiamo dimostrato, ma grazie soprattutto all'impegno che ha messo l'associazione che ha curato l'organizzazione della gara, che con partecipazione del comune è riuscita a mettere in campo un'ulteriore volta una grande occasione, una grande opportunità per mettere in mostra la nostra città, la nostra Tre Fontane, Torretta Granitola e Campobello di Mazara all'occhio dell'intera Italia, perché su questa cosa noi abbiamo di che vantarci, perché siamo unici, siamo i migliori in tutta Italia, e su questo nessuno ci può smentire. In effetti è vero, i campobellesi sono famosi proprio per essere dei bravissimi piloti in gare, soprattutto come quella che abbiamo visto qui stasera, ieri, nelle gare di regolarità. Ma infatti proprio i tre prime classificate di questa gara odierna hanno visto i nostri tre campioni principali, quindi Nino Margiotta, Giovanni Moceri e Mario Passanante,
con il rispettivo equipaggio, che sono degli affermatissimi campioni in tutta Italia, ma non soltanto, anche in Europa, come Nino Margiotte. L'anno prossimo sarete di nuovo al canto della corsa, in pratica? Assolutamente sì, ormai io penso che la seconda edizione che viene nuovamente riproposta, la prima è stata messa in campo, se vi ricordate, l'indomani del mio insediamento al sindaco. Oggi l'abbiamo riproposta per il 22 agosto, io l'anno prossimo spero di convincere gli organizzatori a farla nel mese di settembre, perché questo ci potrà consentire di prolungare la stagione estiva e di poter far godere a Trefontana a tutti quanti vengono eventualmente dai paesi vicinori e perché no anche dal resto d'Italia. Che insomma sarebbe anche una buona idea in momenti di crisi allungare l'estate, sarebbe buono. Questo è il mio compito principale, quello di mettere a disposizione della città tutti gli strumenti necessari per poter prolungare la stagione estiva e per dare la possibilità a tutti gli operatori economici nostri che sono presenti nel territorio di poter aumentare le proprie risorse finanziarie con l'avvento di maggiori villeggianti, di turisti che si prolungano nella stagione estiva fino al mese di settembre, anche perché, diciamolo pure, senza che noi facciamo sforzi, abbiamo il buon Dio che ci ha dato questa peculiarità del territorio con un clima meraviglioso e questo noi dobbiamo sfruttarlo fino alla fine. La gara si è conclusa, stiamo per assistere alle premiazioni, cosa ne pensi della gara appunto appena trascorsa? Ma una bellissima manifestazione, un'affluenza di pubblico fantastica qui a Trefontana, ce ne sono veramente numerosi, poi un'organizzazione impeccabile, una gara riuscita al 100%, veramente una bellissima emozione, ho seguito la gara fino alle prime ore del mattino, poi purtroppo la stanchezza si è fatta sentire e sono andato a letto, ma veramente una bellissima esperienza vissuta da spettatore, si spera alla prossima edizione essere un partecipante. Bene, quindi l'anno prossimo la vedremo all'interno di un'auto? Lo spero con tutto il cuore, facciamo un equipaggio buffa buffa.